Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia. Allora, oggi facciamo un video, in realtà un'integrazione a un video che abbiamo pubblicato un paio di giorni fa su come tarare lo strike della frizione su un mulinello da traina. Ho ricevuto parecchie domande e mi sono accorto che ai più forse la cosa non è chiara. Voglio spiegarvi il sistema che adotto io. Cosa voglio dire? Tantissimi tarano la frizione del mulinello con il mulinello a banco. Scusate, tarano lo strike della frizione del mulinello con il mulinello a banco. Siccome che questo procedimento, una volta che il mulinello è montato sulla canna, fa variare questa taratura, io la taro con il mulinello montato già sulla canna. Addirittura aggiungo che ogni qualvolta questo mulinello lo sposto da una canna con un'azione e un libraggio a un'altra canna con un'azione e un libraggio, questa taratura va rifatta assolutamente, perché addirittura la taratura dello strike varia da canna a canna. Ora io, con l'aiuto dell'amico Massimo, che è qua, mi terrà soltanto in equilibrio la bilancia, ho pensato di attaccare la mia bilancia con un cordino a una parte fissa, cosa che io faccio solitamente senza il cordino, ma l'ho fatto perché così siamo a favore di camera, e in modo che lui terrà non la bilancia in movimento e in tensione, ma ce la tiene ferma. E vi voglio fare vedere questo video senza tagli assolutamente, quindi perdonate l'artigianalità della riuscita, perché voglio farvi appunto vedere quello che intendo dire, magari mi spiego meglio. Allora Massimo, fammi la cortesia, prendimi la bilancia. Quindi prendiamo la bilancia, spostiamo il seggiolino, abbiamo il nostro mulinello, usiamo in questo caso un Tirnos 16 della Shimano, ma potrebbe anche essere anche un altro oggetto. Andiamo a accendere la bilancia. Perfetto, facciamo una gassa sul nostro filo e poi andiamo, poi mentre la montiamo sulla canna vi passo un altro elemento importante. Quindi andiamo ad avere la raganella inserita, importantissimo. Il mulinello ipotizziamo a banco in questo caso, scusate, proprio per la ripresa dobbiamo fare così. Bilancia in tensione con il nostro cordino, soltanto in equilibrio, frizione in strike, quindi abbiamo la nostra frizione in strike e il nostro preset tarato in questo modo. Andiamo a vedere per esempio quanto marca la nostra frizione. Massi, puoi dire per cortesia? Allora, siamo a 5,2 kg, 5,4 kg, 5,4 kg. Perfetto, quindi abbiamo detto che all'incirca questa taratura fatta in questo modo è 5,2 kg, 5,4 kg, quindi chiaramente un minimo di lasco ci deve essere. Vi ricordo anche che io per fare questa misurazione ben fatta devo avere un tiro costante dall'inizio alla fine, così tanto in questo modo quanto lo sarà con la canna, perché se io do uno strappone chiaramente la mia bilancia segnerà qualche cosina in più. Quindi ora andiamo a montare il nostro mulinello senza toccare assolutamente la frizione del nostro strike. L'andiamo a montare sulla mia mitica Black Slim 20 libri, in questo caso della Italcanna. Quindi andiamo a montare il nostro mulinello in questo modo, così, se ci riesco becco la placca, eccola qua, e andiamo a passare poi il nostro filo nei nostri anelli. Mentre faccio questo procedimento lungo, e per me è lungo perché sono anche un po' cieco, vi voglio spiegare questa cosa. Allora, quando noi andiamo a... Adesso aprirò solo la frizione per far sì che questo mi venga facilmente. Ce la faccio, se ce la faccio a beccare i buchi. Allora, quando noi facciamo questa operazione, vi dicevo prima che è importante anche quella che sarà la canna. Quindi una canna che è un'azione più morbida rispetto a una canna con un'azione più rigida, sicuramente influenzerà il mio strike. In aggiunta al video che ho fatto l'altra volta, io per semplificare ho parlato chiaramente di un terzo del carico di rottura del nostro filo, esclusivamente parlando del filo del mulinello. Beh, è chiaro, è palese, mi auguro che molti di voi l'abbiano capito, che in realtà per fare le cose proprio precise, il terzo del carico di rottura deve essere nella parte più debole della montatura. Anche questo mi è stato segnalato e precisato da un amico sul nostro canale YouTube. E in effetti è vero, io parlavo chiaramente di un terzo perché il mio video era come fare a tarare lo strike. Chiaramente il terzo del carico di rottura va sicuramente tarato sulla parte più debole, che potrebbe essere ad esempio il terminale, che solitamente vuol sottile. Pronti via, andiamo ad agganciare il nostro filo sulla nostra bilancia, ok? La mettiamo in tensione, ecco, scusate sempre l'artigianalità,
andiamo a recuperare un pelo di coso, ecco, andiamo a mettere adesso la nostra leva in strike. Quindi abbiamo la nostra leva in strike, andiamo a fare questa operazione e andiamo a fare la prova di tiro. Massi, se sei così gentile da dire Allora, sempre. 4 kg, 7 kg e 3, 7 kg e 100, 7 kg e 3, 7 kg e 2, 7 kg e 4. Perfetto, quindi ragazzi con questo vi ho voluto solo dimostrare che se voi tarate lo strike della vostra frizione a 5 kg, come abbiamo visto a banco, nel momento che noi andiamo a montare la canna e a utilizzarla per la nostra pescata, quindi montata sulla canna, il nostro punto di strike non sarà più 5 kg. Premetto subito che se voi siete così tanto pratici e comunque volete fare una cosa senza montare lo strike, il mulinello sulla canna, potete farlo sicuramente anche a banco, ragazzi, ma dovete pensare e capire che sicuramente il nostro terzo non sarà più quello che noi abbiamo calibrato. Spero di essere stato chiaro, mi risiedo di nuovo, così il nostro regista è a favore di camera. Quindi voglio ripetere solamente un concetto. Se noi abbiamo la parte più debole della nostra montatura, facciamo un'ipotesi che è 21 kg, mi rifaccio al video di prima. Voglio tarare il mio strike a 7 kg. Se io lo taro a banco, quando il mulinello è montato, cioè sto pescando perché chiaramente non conosco nessuno che è capace a pescare col mulinello attaccato a un morso, e quindi questa, passatemi la battuta. Quindi, quando il mulinello è montato sulla canna, il mio strike che ho tarato a banco di 7 kg non sarà assolutamente più di 7 kg, ma sarà di 10, 11 e dipende da quello che sarà. Diciamo che abbiamo visto con queste prove, io solitamente dico sempre un 20-30% in più, ma invece poi in realtà su canne, ad esempio con questa azione, rischiamo di andare ben oltre. Quindi questo vuol dire che noi pensiamo che là il pesce tiri e che il nostro strike sfrizioni a tot chili, invece così non è. Bene ragazzi, io mi fa piacere che ci siano questi commenti, mi fa piacere poter esservi d'aiuto, quindi commentate questo video, se avete bisogno di altri chiarimenti io sono sempre disponibile, seguiteci sulle nostre pagine Facebook, iscrivetevi al nostro canale YouTube e come sempre che la pesca sia con voi!